una città che, come molte altre probabilmente, soffre di un'amnesia congenita, non riuscendo a valorizzare una parte del patrimonio artistico e architettonico e annacquando la sua memoria col rischio di annegarla definitivamente. Se le radici religiose della città contenute a Sant'Antonino sono riuscite in qualche modo a conservarsi, grazie anche ai volontari interni al mondo ecclesiastico, viene da chiedersi, ma il resto della storia, cioè le radici sociali, in che stato sono? Come sta la memoria storica di Acireale, quella legata agli abitanti, alle generazioni, ai fatti politici, agli avvenimenti di ogni genere? Come sta il passato della città? Per rispondere a questa domanda bisogna andare alla fonte della memoria, all'archivio storico. Ma la cosa non è semplice. Mettersi in contatto con l'archivio è già un'impresa. Sugli elenchi telefonici, pagine bianche e pagine gialle, il numero di telefono non c'è. Online non c'è alcun riferimento, né email, né numeri telefonici o numeri civici. C'è soltanto, sul sito internet della provincia regionale di Catania, una descrizione accattivante di quello che contiene questo archivio che nel 1991, si legge, è stato dichiarato di primaria importanza dal Ministero dei Beni Culturali. Neanche il sito del comune di Acireale, però, contiene nulla. Messi alle strette, la cosa migliore è telefonare agli uffici del comune. Cercavo il numero dell'archivio storico, però non l'ho trovato. L'archivio storico, guardi, io non lo so nemmeno, però se lei telefona al Gettolino 891, glielo sapranno dire. Perfetto, chiamo lì, grazie. Il comune, buongiorno. Buongiorno, cercavo il numero dell'archivio storico, ma non lo trovo. 52... Come puoi ripetere? 095 8. Ma non, come non c'è da nessuna parte, neanche sul sito? Questo se lo saprei. Per telefono si scopre che l'archivio non è in città, o meglio, non è al centro ma in periferia, o più che in periferia, in una frazione. Si trova a Santa Maria degli Ammalati e per raggiungerlo non c'è alcuna indicazione stradale. È ubicato in un edificio che originariamente ospitava una scuola elementare. Esternamente non c'è nulla che suggerisca che si tratti dell'archivio storico. Bisogna proprio saperlo per scorgere la targa, un po' precaria, che ricorda, oltre alle sbarre, che lì ci sta l'archivio. Fuori è davvero malmesso. Sul citofono non c'è scritto nulla e l'erba tutto intorno all'edificio promette quasi di divorarlo col passare del tempo. Entriamo da quello che, scopriamo poi, non è l'ingresso principale. Ma già in questa stanza, che dovrebbe essere un po' un ufficio, un po' una sala di lettura, la situazione non è delle migliori. Soltanto 3 sedie sono in dotazione a una sala che a volte ospita intere scolaresche, oltre che studiosi di ogni tipo. C'è poi un solo computer, un PC che ha tutta l'aria di essere in pensione, probabilmente uno scarto di un altro ufficio comunale che ottenne un rimpiazzo migliore. In più, non esiste un collegamento web. Scopriamo che ci sono solo 2 telefoni, non c'è un fax o una fotocopiatrice, ma, democraticamente, è presente un lettore di beige. In questa piccola anticamera che sarebbe l'ingresso principale, un ingresso dove le condizioni lasciano a desiderare davvero molto, con l'usciere sordomuto, costretto a riscaldarsi con una stufa sotto le gambe, perché il freddo qui si fa sentire quasi più che fuori. Nelle sale che ospitano i documenti, l'aria è ancora più pungente. Ci sono faldoni di tutti i tipi, documenti dei secoli passati, scritti di diversa natura. Uno sgabuzzino, notiamo, abbandonate, persino delle spade di chissà che epoca. C'è anche un preziosissimo archivio musicale, con una invidiabile raccolta di partiture e arrangiamenti originali e con strumenti d'epoca, cimeli come questo affascinante accorda strumenti del 1840. Osservando bene, facciamo caso che i muri presentano le crepe che probabilmente si formarono a seguito del terremoto del 2002, dopo il quale non venne fatto nessun intervento in questo edificio. Come non si è intervenuti per l'umidità, il nemico principale per questi documenti. La carta che costituisce il corpo di quelli del 6-700 è fortemente acida e l'umidità nel giro di pochi anni ancora può provocarle danni irreparabili. Non c'è traccia di termoregolazione o deumidificazione,
non esiste neanche un impianto antincendio. Questa conduttura d'acqua per l'antincendio si ferma qui, e magari è un bene, visto che questi documenti in caso di incendio andrebbero spenti in altro modo, ad esempio col gas. Ma un impianto non esiste. Costa troppo e non ci sono i soldi, fanno sapere al comune. Così qui il rischio è elevatissimo. Da un ingresso posteriore, chiuso, notiamo poi che cresce anche l'erba dentro le sale, il che fa intuire come l'acqua non abbia molte difficoltà a farsi strada. Eppure il decreto del Presidente della Repubblica numero 1409 specifica all'articolo 30 che gli enti pubblici hanno l'obbligo di provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei propri archivi. Al fatto che le casse comunali non hanno abbastanza denaro, poi, si potrebbe ovviare con la richiesta di fondi al di là del comune, visto peraltro che l'archivio è stato dichiarato di notevole interesse storico. Ma negli anni non è arrivato nulla. Dalla regione, ad esempio, non hanno sborsato un centesimo. E questo anche perché pare che un finanziamento della prima metà degli anni Ottanta non sia stato rendicontato, cosa che invece andava fatta, secondo quanto spiegato dalla circolare 25 del 2005 per l'acquisto delle attrezzature negli archivi storici. Circolare che dice che per ottenerli bisogna aver speso e regolarmente rendicontato tutti i contributi precedentemente concessi sul medesimo capitolo. Insomma, una situazione a tutti gli effetti disgraziata. Molti documenti si stanno deteriorando proprio perché non c'è la temperatura adatta per poterli salvaguardare, e poi neanche si è fatto mai quello che è una ripresa dei documenti stessi, di quelli soprattutto più pregiati, che sono quelli più antichi evidentemente. La dottoressa Reitano dirige l'archivio storico di Acireale dal 1995. Con lei discutiamo della situazione attuale, a partire dalla dislocazione dell'edificio, dalla segnaletica che non c'è. Ma non per colpa mia, perché io, tra l'altro, mi hanno telefonato diverse volte e io ho telefonato per dire di metterlo quando fanno per esempio la toponomastica, di metterlo in quello che è all'inizio della cittadina di Santa Maria Malati, mettere un riferimento almeno, però non mi è stato mai dato esito. E allora mi chiesero anche quelli che erano cioè solamente quando interessa per cose particolari, allora ti chiedono dov'è l'ubicazione, dov'è quello, quell'altro. Addirittura il nostro numero di telefono risponde a quella che era una famiglia privata. Molto spesso mi dicono famiglia tal dei tali, e io ho detto anche questo: come mai nessuno può sapere in modo, purtroppo. Parliamo poi di tutto quello che non c'è. Non c'è nulla. Tutto manualmente, ancora siamo, sì, amanuensi. Avete solo un PC? Ma neanche buono, è anche quello riattato, perché praticamente apparteneva a un'altra impiegata, un altro ufficio, a lei gliel'hanno fornito nuovo, e poi questo, il capo settore del periodo, mi ha fatto arrivare questo qui, che poi, ripeto, non ha la memoria buona, tante cose, dai. E qui non c'è neanche un impianto antifurto, antincendio? No, proprio no. L'antincendio che dovrebbe essere quello... Quello, sì, indispensabile quello lì, perché certo se succede qualcosa, come per esempio c'è stato tempo addietro, è venuto qualcuno, non si può fumare negli edifici. Non so per quale motivazione, mi diceva la signora dall'altro lato, io ho avvertito l'odore e sono andata. Dico, chi è stato? Sicuro qualcuno che è andato magari nei servizi e ha buttato la cicca.